adesso rimaniamo su Manfredonia, la splendida città del Gargano, la porta del Oggi Gargano, una che si coincidenza affaccia. che ci porta vicino, ma anche molto lontano, perché quando si parla di democrazia e partecipazione e politica con la P maiuscola, quando si parla di arte, della prima arte che è nata con il carro di Tespi, avrete già capito, sto parlando di teatro, ecco che anche la vicinanza a volte è davvero fortunata, oltre Sì, che fortuita. assolutamente sì. Dicevamo, il teatro è quello che porta poi, tra l'altro, un nome molto particolare, Sì, di quel un teatro. personaggio che soprattutto cantava, Lucio Dalla, e suonava, Lucio Dalla, però. Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, la Porta del Gargano, è in collegamento con noi Stefania Marrone della Bottega degli Apocrifi, drammaturga e insieme al direttore artistico Cosimo Severo, responsabile della nuova stagione teatrale. Stefania, buongiorno! Buongiorno a tutti, mi sentite? Forte e chiaro! L'abbiamo fatta un po' attendere, un po' di Perfetto. pazienza a entrare in scena. Allora, il sipario su che Allora. cosa si apre? Soprattutto, qual è l'elemento chiave secondo lei? L'elemento chiave di questa lunga, lunghissima stagione che è arrivata in ritardo, è stata annunciata con molto ritardo, ma è stata accolta con altrettanta gioia dalla comunità e dal territorio, per fortuna. Ha come caratteristica principale il suo titolo, Futura. Futura come antidoto a quel momento di paura e di incertezza generale che stiamo necessariamente vivendo come città per le vicissitudini politiche, ma che viviamo come territorio, essendo la provincia di Foggia, come dire, sempre un pochino fragile rispetto al resto dei territori regionali e che viviamo anche come. Futura anche come una canzone di Lucio Dalla, no? Già. Una canzone di Lucio Dalla che più di tutto è un inno alla speranza e allora ci faceva molto, molto piacere. Cosimo, il nostro direttore artistico, ha giustamente immaginato che restituire il senso del nome a questo luogo potesse essere il modo migliore per ricominciare insieme con un progetto di comunità, perché poi Futura è il nome della stagione. Ma è prima di tutto un manifesto politico e poetico di uno spazio pubblico e di chi quello spazio pubblico come cittadinanza lo abita tutti i giorni per gli spettacoli, per i laboratori, per gli incontri, quindi a vario titolo. E noi invitiamo tutto il territorio a partecipare attivamente alla nuova programmazione, programmazione che già è iniziata qualche giorno fa, se non sbaglio. Ci sono stati già i primi due appuntamenti preziosissimi. Il primo con Soc Do di Meridiani Perduti, che racconta la storia di Michele Fazio, meglio di Lella, la mamma, e Pinuccio, il papà di Michele Fazio, il ragazzo ucciso per errore da colpi mafiosi nella Li Bari abbiamo vecchia. periodicamente qui, come amici di Padre Pio Li abbiamo TV. Sì. intervistati solo un Quindi, sì, mesetto fa. l'ultima volta, poche settimane fa, infatti ci siamo congratulati per questo nuovo modo di far conoscere la loro vicenda, certo innestata sulla tragedia della morte di Michele a soli 16 anni, però certamente, come ha detto lei, l'aspetto fondamentale è proprio la loro battaglia, quella dei genitori. Che Certo. cosa ci E poi aspetta abbiamo invece per i prossimi continuato. appuntamenti? Sì. Il secondo appuntamento è stato già il 9 dicembre con Enzo De Caro, Nunzia Schiano e la compagnia Luigi De Filippo che ci ha portato l'Avaro Immaginario. E anche lì c'è stato un incontro molto, molto prezioso e generativo, sia sul palco, perché sono attori straordinari, ma anche nel tempo che hanno deciso di dedicare alla nostra comunità teatrale in un incontro pubblico fatto quest'anno per la prima volta nella chiesa delle Suore di San Francesco da Paola, adiacente al teatro, che ci hanno permesso con questa collaborazione di spostare lì i nostri incontri con gli artisti, quindi in qualche modo ci siamo dette passeremo da un luogo sacro all'altro, cioè da un luogo di rito collettivo a un altro luogo di rito collettivo. E il prossimo appuntamento in stagione è il 20 dicembre con Cafoni di Michele De Virgilio, che racconta una storia di territorio, anche questa, ma al tempo stesso una storia assolutamente universale, nata a Cerignola,
ma è la storia di una donna che in qualche modo, vedendo una tomba di un giovane senza nome e quindi non curata, decide di prendersene cura prima da sola e poi insieme a tutta la città. Ed è la tomba di un bracciante agricolo, un giovane bracciante agricolo morto Anche qui un modo senza nome. meraviglioso di Anche lei ritornare alle restituiva un nome. radici del grande teatro. Ritorniamo in qualche modo ad Antigone. Veramente complimenti per le intuizioni, per la bellezza. Poi tutto il resto del cartellone ovviamente avremo modo di scoprirlo anche noi coi Su telespettatori. quale sito, Stefania, possiamo andare a reperire tutte le informazioni della stagione teatrale? Sicuramente su www.bottegadegliapocrifi.it e anche sui nostri canali Facebook e Instagram e poi naturalmente sulla pagina del Teatro Pubblico Pugliese che insieme al Comune di Manfredonia e a Bottega degli Apocrifi ha reso possibile e sostiene la stagione, quindi www.teatropubblicopugliese.it. Grazie Grazie mille, davvero. per noi purtroppo arriva il momento di Abbiamo salutarci, detto in però coro. magari potremo sentirci in futuro per sentire da te come sta andando Futura, per Eh l'appunto. sì, e qualche. Certo, e ci vediamo in teatro. Ecco anche, o se qualcuno sale qui a San Giovanni Rotondo, non mancheremo di salutarlo con grande piacere e interesse. Grazie. Grazie. È di nuovo il momento di fermarci solo per qualche istante, poi ritroveremo Paola Russo con gli aggiornamenti.